Ieri il Consiglio Comunale Straordinario ha accertato la mancanza di governance di Ambiente, una società che doveva nascere per tutte altre ragioni. Purtroppo le lotte interne all'interno del comune di Pescara e anche con gli altri comuni stanno determinando tutto questo. Oggi noi siamo tornati in conferenza stampa con i consiglieri comunali di Pescara per trattare due argomenti. Uno, quello degli ausiliari ambientali, persone che erano state scelte per verificare come venivano conferiti i rifiuti e per fare le sanzioni, elevare sanzioni a persone incivili. 1087 nel 2021, circa 1200 nel 2022, quest'anno sono soltanto 157. Erano 4, è rimasto un solo ausiliare ambientale, anche perché gli altri che nel frattempo erano stati presi o con contratti a tempo determinato o come interinali sono stati rimandati a casa e nel frattempo la graduatoria è scaduta. Voglio ricordare che il sindaco Masci, a proposito del controllo del decoro della città e degli ausiliari ambientali, aveva fatto anche una specifica conferenza stampa. Stessa cosa per quanto riguarda i mezzi, li avete sicuramente sapete dei mezzi che abbiamo trattato, i mezzi di Attiva, gli 8 costipatori sono stati nel frattempo prelevati, ma mai raggiungeranno la portata che era prevista nel bando. Tante situazioni che rendono un pochino illogico questo tipo di transazione, per il quale tra l'altro Ambiente aveva speso 70.000 euro per rimpiazzare 2 anni in cui questi mezzi non sono stati messi a disposizione. Non raggiungeranno i 410 kg e questo sarà sempre a svantaggio dei dipendenti, che saranno costretti a lavorare a pieno carico, anzi superando il carico per completare le loro zone, e questo ne va sicuramente per la sicurezza dei dipendenti.